Ascoli che ha battuto il Taranto, ha perso al 119esimo minuto a Cesena senza che il Cesena facesse un tiro in porta. E quindi questo la dice lunga sulle difficoltà che ci saranno in una partita come quella. In più una squadra che è arrabbiata per mille motivi, no? Compreso quello della partenza ad handicap, e di solito delle squadre quando partono ad handicap e poi... soprattutto le prime partite sono animate dal sacro furore, quindi al di là delle qualità dei giocatori, al di là dell'esperienza di Castori, al di là di tutte queste cose qui, ma c'è poi dentro la rabbia, quindi è una partita obiettivamente sul piano spettacolare, credo che non sarà bellissima e credo che dovrà essere, sarà un... Non sarà bellissima, perché è evidente che ci sarà un po' di bagarre, secondo me. Dico presumo, non sono un indovino, ma presumo, e credo anche che sia un buon test, è una parte del campionato, quindi sicuramente un buon test, perché dovremo essere bravi a leggere e interpretare le varie situazioni. Noi dobbiamo cercare di vincere questo campionato, ma se noi vinciamo questo campionato il Torino sarà assolutamente protagonista in quello successivo, perché se lo vincerà vuol dire che avrà prodotto, e nel momento che produci diventa qualche cosa che ti entra dentro e poi non lo perdi più. Il vero problema è creare i presupposti e avere il tempo per poterli creare, questo è abbastanza evidente. Insomma, cioè, però ti dico la verità, devo fare un plauso a questi giocatori, perché non ce n'è uno che si è tirato indietro, e quindi devo dire veramente, più che bravi devo dire grazie per ora. Bravi bisogna aspettare che vinciamo qualche partita. Io credo nel lavoro, credo nella serietà, credo nella professionalità di questi giocatori. Se io non avessi visto questi concetti, beh, parleremo del nulla comunque, ma darei veramente, dico, esco di scena in punta di piedi. Invece io vedo in questi giocatori, pur soffrendo, pur facendo in alcuni casi un po' di fatica, pur volendo fare e non riuscendoli, però continuando a volerlo fare, la voglia di diventare. Beh, quando ci sono questi segnali, di solito non abbiamo mai toppato. Questo è quanto. Okay.